adesso l'assessore Umberto Cappelletti. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti ma soprattutto di essere rimasti visto il tempo inclemente. Io mi devo unire ai ringraziamenti fatti prima dal sindaco. Devo dire una cosa, che l'inaugurazione è un momento importante, è un momento importante anche perché è l'atto conclusivo di un'opera fatta, in questo caso di un'opera realizzata, partita qualche anno fa, è inutile dirlo, nei lavori pubblici i tempi non sono mai brevi, partita come ricordava il sindaco con la vecchia amministrazione. La vecchia amministrazione, e però qui fa fede e fa riferimento a un fatto importante, che è la continuità delle amministrazioni, perché il poter programmare, poter poi realizzare, direi che sia una cosa importantissima. Dando questo qualche dato, questa piazza è una piazza realizzata all'interno degli uffici dei lavori pubblici, con una collaborazione, ringrazierò poi alla fine chi ha collaborato con noi per poter fare quest'opera, un'opera costata circa 800 mila euro tra i lavori fatti e l'acquisizione delle aree. Devo ringraziare soprattutto i proprietari di queste aree, perché non è semplice oggi vedersi prendere delle proprietà per poter realizzare, anche se delle opere pubbliche di interesse comune, ma spesso non è facile. Loro invece in via Bonaria con noi hanno voluto colloquiare, hanno voluto far sì che si potesse realizzare quest'opera. Così come devo ringraziare anche i vicini, i confinanti, chi ha subito dei disagi, ma chi con noi ha voluto che, come ricordava il sindaco, quest'opera fosse realizzata, dando dei suggerimenti man mano. Un aspetto importante, e poi come diceva il sindaco, è anche della collaborazione che c'è stata all'interno con i consiglieri comunali. Non ha fatto nomi, ma io credo che sia importante in questo caso ringraziare due persone che hanno prestato la loro professionalità, al di là del discorso di essere consiglieri comunali, la loro professionalità da architetti, l'architetto Sala e l'architetto Cappelletti, che con il sottoscritto hanno fatto sì che quest'opera si realizzasse nel miglior modo possibile. Un ringraziamento sicuramente anche all'ufficio tecnico, all'architetto Ravasi, che era la prima progettista dell'ufficio tecnico, l'ingegner Iorio, che ha come responsabile di tutto l'ufficio ha fatto sì che quest'opera si completasse. È una di quelle che è stata realizzata, come diceva il sindaco, tiriamo una riga su un'opera fatta. Io credo che ne sono state fatte parecchie, inutile stare a elencarle, siamo qui per farne altre e per far sì che alla cittadinanza venga dato qualcosa da poter usufruire, sempre nelle difficoltà che oggi amministrare le casse e le finanze ci possono dare, ma credo che siamo stati da voi indicati per poter portare avanti un'amministrazione comunale, e crediamo, siamo convinti di poterlo fare nel miglior modo possibile. Grazie a tutti. Bravo Umberto, non avevo fatto i nomi io, volevo che li facessi tu perché era più giusto. Grazie.